E qui sì, non mio babbo prima faceva il pane fino al 38 e poi smise perché andò alla piaggia. Il forno rimase lì. Allora requisirono i tedeschi e c'era tre tedeschi che facevano il pane, venivano la sera, facevano il pane, la notte stavano in cucina, mentre che lievitava il pane, c'erano 5 minuti, hanno fatto amicizia con questi 4 o 5 del paese, fra i quali c'era anche mio babbo, che facevano la partitina a carte dal pretino, di botteghina di pizzicheria, vendeva questa roba, ci stettero qualche mese lì, avevano fatto un'amicizia, ma proprio erano come una fratellanza, bravi. Una sera vennero, noi partire, io andare via e non si sapeva più niente, non si sapeva più niente. Dopo, passato il passaggio della guerra, sarà stato il 55-56. Vidi uno arrivare, uno con la condivisione, una 600 nuova, targata tedesca. Era uno di loro, cristiano, mi vide, Cesare, mi chiamò Cesare, un po' la porta del Petino, una festa, te lo puoi immaginare, tutti cominciarono a piangere. E quando disse di Oscar, cominciò a piangere come un ragazzetto, e questo mi è rimasto sempre, disse poi venne Germano, quando andò via, e mi disse che questo Ebert era morto a Cassino. Ci rimase male, e poi non l'ho più veduto, queste sono cose che mi è rimasto dei tedeschi, a volte si vede film, fanno, ma c'era della gente, come tutto il mondo, della gente buona anche loro, questo me lo ricordo bene.